Gesù è la chiave della salvezza. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Anche oggi vi commento il Vangelo del giorno qui da Brooklyn. Alle mie spalle c'è Downtown Manhattan e di fianco anche il ponte di Brooklyn. Benediciamo il Signore per come anche oggi la Sua parola tocca il nostro cuore. Accogliamo Luca 11, 47, 54. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Amen. Carissimi amici, oggi vediamo che Gesù di nuovo rivolge la propria parola verso tutti coloro, quei giudei, e noi sappiamo in particolar modo gli scribi e i farisei, che non accoglievano la sua testimonianza, non accoglievano la sua venuta, e li mette in guardia dicendo: guai a voi per tutto quello che avete fatto nel passato e anche nel presente, e per come voi non avete accolto il profeta, ma anzi per come voi, dice, avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, dice, per quella porta della salvezza, e a quanti volevano entrare l'avete impedito. Io oggi vorrei trarre una buona notizia da questo discorso molto temerario da parte di Gesù nei confronti dei farisei, perché mette davanti a loro ciò che stanno facendo, le loro azioni, la loro vita, la loro condotta. E vediamo che in realtà oggi il Signore dice a noi che è Lui stesso colui che ci ha aperto la porta della salvezza. È Lui colui che ha aperto la porta della conoscenza della salvezza. La salvezza è Gesù Cristo, Yeshua, colui che salva, colui che è venuto a darci una nuova vita. Gesù in realtà è la chiave per entrare in cielo, in paradiso. Quindi allontaniamo tutte quelle situazioni che ci hanno chiuso la porta dalla salvezza, le leggi umane, le leggi anche troppo moraliste che a volte ci impediscono di accogliere la misericordia di Dio. Ma soprattutto oggi è il tempo di accogliere Gesù Cristo come nostro Signore, Salvatore e Messia, come l'unto di Dio, colui che Gesù stesso ha detto è la via diretta per arrivare al Padre, per essere salvati. Quando noi crediamo in Lui, abbiamo fiducia in Lui. Grazie Signore Gesù, grazie perché Tu oggi sei venuto nella nostra vita, sei entrato come colui che è la via, la verità e la vita, la chiave per la salvezza. Noi Ti benediciamo, Signore, perché possiamo adorarti, seguirti con tutto noi stessi, con tutto il cuore, la mente e le forze. A Te la gloria, Gesù, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù è la chiave della salvezza. Ecco lo slogan di oggi. Gesù è il Signore. Gesù vogliamo adorare, proprio
qui, oggi, in questo posto, in questa metropoli. Vediamo Manhattan, dove c'è anche Wall Street, uno dei posti più potenti a livello economico e a livello della borsa mondiale. Ma vogliamo proclamare Gesù il Signore dell'universo, Gesù il Signore della nostra vita. Oggi, in questa giornata, andremo in una scuola cristiana qui vicino a Queens di New York a portare l'annuncio della buona notizia ai bambini, circa 300 bambini e ragazzi, e poi ai genitori e ai parrocchiani per annunciare che Gesù è il Signore, cantando e lodando come Shout Koinonia. Buona giornata, ci vediamo domani. Un caro saluto e abbraccio da parte mia della Koinonia Giovanni Battista Oasi di New York, Brooklyn. A domani, ciao!